Io credo che sia giunta, visto che siamo passati nella seconda parte della legislatura, che sia un obbligo per tutti fare un minimo di consuntivo, anche non solo sul numero di leggi, sul numero di sedute e quant'altro, ma anche sugli atteggiamenti, sui comportamenti e su quello che si vuole fare se si vuole andare avanti. Se si vuole andare avanti bisogna cambiare qualche cosa, è inutile, specialmente negli atteggiamenti, nei comportamenti. Non è possibile una squadra se un giocatore, se quello che segna non si parla con l'allenatore o se il difensore non parla col portiere. Parliamoci chiaro, pensare di essere capitani di una squadra in cui i giocatori non si parlano tra di loro è un'altra stupidità incredibile. E pensare che una squadra abbia un giocatore che è un dio, non perché lo ha dimostrato nella vita segnando chissà quanti gol, ma perché gli hanno detto che sarà così, anche questo è un altro grandissimo errore. Non ci sono fenomeni in questo governo né in questa assemblea, ci sono persone che lavorano. Si tenta di costruire una squadra, se si immagina di poter fare una squadra vincente senza che i giocatori si parlino tra di loro, ancora una volta l'allenatore sta sbagliando. Ripeto, ogni consiglio che io vorrei dargli viene inteso come trappola. Allora, basta dire questo, io non faccio trappole a nessuno, ripeto, non ho nessuna intenzione di prendere il posto di nessun altro. Credo di avere l'intelligenza, l'intuito, l'astuzia, cosa per dare dei consigli. Già il fatto che non vengono accettati vuol dire che c'è qualcosa che non va. Io sto dicendo che chi passa la giornata a mettere in testa fantasmi è un cretino, perché è uno che sta sfasciando tutto, e se si sfascia non si ricostruisce velocemente. Quindi per la prossima legislatura non si ricostruisce. Bisogna evitare di sfasciare, bisogna rafforzare, non sfasciare. E allora questo è l'appello che io lancio a questo momento.